Cosa c'è realmente tra Francesca Chillemi e Kanye Mann? Da oltre un mese, ovvero da quando sono iniziate le riprese di Viola come il mare, in rete e sui social non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Francesca Chillemi e Kanye Mann. I due inizialmente si sono conosciuti durante la realizzazione dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, mentre da settimane prima a Palermo e ora a Roma stanno girando la serie TV che andrà in onda nel 2022 su Canale 5. Tra il 32enne turco e l'attrice messinese è nata sin da subito una bella intesa e recentemente sono saltate fuori numerose foto che ritraggono l'ex Miss Italia e il divo di Istanbul insieme, anche lontani da telecamere e copioni della fiction. Da questi scatti è stato montato un vero e proprio caso di gossip. L'attrice siciliana rompe il silenzio stando a quanto pubblicato il magazine Chi, in uno scatto Kanye Mann mentre esce di casa di Francesca Chillemi dopo aver passato la notte dall'ex Miss Italia coperto da un cappuccio per sfuggire ai paparazzi. La verità è che l'attrice originaria di Barcellona Pozzo di Gotto è legata sentimentalmente da anni a Stefano Rosso, imprenditore e dirigente sportivo, nonché figlio di Renzo Patron del famoso marchio Diesel. La ragazza nelle ultime ore ha condiviso una storia su Instagram che mostra la foto del compagno con un cuore disegnato che toglie ogni dubbio. A quanto pare per lei il 32enne turco è solo un collega di lavoro. Continua dopo la foto, Francesca Chillemi e Stefano Rosso al momento non si vogliono sposare. Stefano Rosso è legato sentimentalmente alla bellissima Francesca Chillemi dal 2015, e l'anno dopo è nata la loro primogenita, la piccola Rania. È stata la stessa ex Miss Italia nel corso di un'intervista a confessare che il matrimonio con l'imprenditore dirigente sportivo non è nei suoi progetti immediati. Per quale ragione? Con la nascita della figlia, i due hanno già realizzato il loro sogno più grande,